mi sono accorto nel corso degli anni che questo Movimento 5 Stelle attuava, forse senza saperlo, la Costituzione, e in particolare stava attuando l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. E soprattutto c'è l'articolo, seconda parte dell'articolo 3, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori, non i cittadini, i lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Tutte le iniziative del Movimento 5 Stelle sono andate in questa direzione, con la rinuncia a una parte considerevole dell'indennità parlamentare, con la proposta del reddito sociale che è previsto nell'articolo 38 della Costituzione, che dice che la Repubblica deve garantire alle persone disoccupate involontarie oppure alle persone portatrici di handicap o persone che non hanno reddito, un reddito che garantisca loro una vita libera e dignitosa. Questa è stata un'altra delle battaglie che loro stanno facendo, ma non per finzione, per propaganda, lo stanno facendo proprio con convinzione. E tante altre battaglie contro la corruzione, l'unico partito che si è battuto contro le lobby per evitare quegli sconci che si sono verificati ieri con la Federica Guidi. Quella è una vergogna.